dottoressa, tanto sono qua a rispondere, prego. Iosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Caponi, presente, Chittò, presente, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, presente, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Sbardella, Teormino, Tittaferrante, Torraco, ma non ho capito, ma se uno fa una roba genere segnala. Torraco l'ho perso, per sento che. Tremolada, Vavassori. Quindi chi manca? Solo Gianvecchio? No. Sì. Allora risultano 24 consiglieri presenti, la seduta è valida. Abbiamo convenuto con l'ufficio di presidenza che partiamo subito con la votazione con la prima delibera. Ogni delibera faremo due votazioni. La parola al segretario comunale per una sintesi in merito, grazie. Provo a sintetizzare se ho ben compreso l'esito dell'ufficio anche di presidenza e il confronto con i capigruppo. Le delibere sono 15. Su 13 di queste delibere non ci sono né emendamenti né ordini del giorno. Quindi quello che ipotizzava il presidente adesso sintetizzava, procedere con le votazioni di queste prime 13 delibere. Quando si arriverà alla 14esima, posto che la 14esima e la 15esima hanno emendamenti e ordini del giorno, che sono stati trattati nella fase iniziale della seduta come da programma, a questo punto magari l'assessore farà una breve sintesi, di nuovo replicherà sulla sintesi, in modo tale da consentire a tutti quanti di prendere atto dei contenuti e votare emendamenti, ordini del giorno e prima della votazione sulla delibera 14, prima della votazione sulla 15, una dichiarazione di voto. Mi sembra che sia questa la sintesi che mi ricordo. Regia, allora iniziamo con la prima votazione della prima delibera avente per oggetto addizionale comunale all'IRPEF anno 2016. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Un attimino che diamo tempo per la seconda votazione. Quindi proseguiamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 24, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Proseguiamo con la seconda.
aliquote Tasi anno 2016. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Anche questa procediamo con la seconda votazione. Inizia la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Fine votazione. Presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15, 1 non pervenuto. Il Consiglio approva. Voto contrario. Consigliere Caponi, voto contrario. Procediamo con la terza delibera, IMU, aliquote di detrazione anno 2016. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 15. Consiglio approva. Procediamo con la quarta delibera, Tari, tariffe anno 2016. Inizia votazione. Fine votazione. 24 consiglieri presenti al voto, 9 contrari, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Anche questa è sempre per la seconda votazione. Procediamo con l'immediata eseguibilità, inizio votazione, fine votazione, consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14, il Consiglio approva. Chi è che non ha votato? Non ha votato la consigliera Antonioli? Prego, lo dica al microfono. Favorevole. Procediamo con la delibera numero 5, regolamento comunale per l'applicazione della TASI, integrazione. Inizia votazione. Fine votazione. Dice il microfono, dai. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Uno non pervenuto. Tu hai votato? Sì. No. Volevo esprimere il mio voto favorevole, grazie. Quindi favorevoli erano 16. Procediamo con la seconda per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. 16. Il Consiglio approva.
Passiamo alla delibera numero 6. Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, integrazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Procediamo con la seconda votazione. Per l'immediata eseguibilità inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri 24 presenti al voto, 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Procediamo con la delibera numero 7, regolamento comunale per l'applicazione della TOSA. Integrazione. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Procediamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. 24 presenti al voto, 7 contrari, astenuti nessuno, favorevoli 16, 1 non pervenuto. Il Consiglio approva. E il mio voto è contrario. Quindi con la votazione della consigliera Ditta Ferrante i contrari diventano 8. Procediamo con la delibera numero 8, regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, integrazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Procediamo con la seconda votazione. Per l'immediata eseguibilità inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, 6 contrari, astenuti nessuno, favorevoli 15, 2 voti non pervenuti. La dichiarazione con il microfono. Grazie, grazie Presidente. Favorevole. Presidente, scusi, io mi ero persa, mi ha distratto la consigliera Iosio. Contraria, è vero. Quindi allora risultano 7 contrari e 16 favorevoli. Il Consiglio approva. Andiamo avanti con la delibera numero 9. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, integrazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari 6, astenuti nessuno, favorevoli 17. Consiglio approva. Chi è che un voto non pervenuto? Contrario. Quindi 7 contrari e 17 favorevoli.
Andiamo avanti per la seconda votazione, per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 6, astenuti nessuno, favorevoli 17. Il Consiglio approva. Andiamo avanti. Presidente, il mio voto è contrario. Va bene. Andiamo avanti con la delibera numero 10, regolamento sull'applicazione della Carta dei Servizi per i diritti dei contribuenti. Integrazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Andiamo avanti con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Andiamo avanti con la delibera numero 11, regolamento per l'applicazione degli accertamenti e con adesione dei contribuenti. Integrazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Un voto non pervenuto. È il mio, ma è voto al contrario. Quindi risultano 9 contrari e 15 favorevoli. Il Consiglio approva. Andiamo avanti con la seconda votazione. Inizia votazione per l'immediata eseguibilità. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Procediamo con la delibera numero 12, regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Integrazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Procediamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari 6, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Presidente, il mio voto è contrario. Quindi il consigliere Capone ha votato vota contrario, 17 contrari e 16 favorevoli. C'è un altro forse? Sì, contrario. Sì. Quindi 8 contrari e 16 favorevoli. Andiamo all'ultima delibera, alla 13ª, perché dopo dobbiamo discutere e votare prima l'emendamento.
Piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliare per l'anno 2016, ex articolo 58 della legge numero 133 del 2008. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Presenti, consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il consiglio approva. Procediamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Vabbè, la facciamo. Inizia votazione. Fine votazione. 24 consiglieri presenti al voto, 8 contrari, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il consiglio approva. Allora, sulla delibera numero 14, la parola all'assessore Montrasi che illustrerà in sintesi l'emendamento collegato a questa delibera. Prego. Sì. Okay. Allora, riprendo il discorso in apertura di consiglio. Questa è la delibera. Scusate, l'emendamento che modifica il programma triennale dei lavori pubblici adottato dalla Giunta a novembre del 2015. Questo emendamento è stato di fatto anche illustrato in commissione e è fatto di diversi punti naturalmente, alcuni più tecnici, altri che derivano invece più da scelte di ordine politico. Le ragioni per cui si procede all'emendamento sono fondamentalmente tre. Una è la modifica delle fonti di finanziamento, una la modifica della scansione della programmazione delle opere nel tempo e la modifica rispetto alla ripartizione di alcune opere in funzione della nuova organizzazione dell'ente, e una è l'aumento degli stanziamenti. Allora, perché si modificano le fonti di finanziamento? Per due motivi. Uno di ragione di ordine tecnico, dovuta alla correzione di alcune scorrette attribuzioni delle fonti di finanziamento per le annualità future, per il 2017 e il 2018, e quindi c'è un riallineamento di questi aspetti. L'altra ragione è quella legata all'arcinota vicenda della diversa destinazione della rinegoziazione dei mutui. Quindi, ad esempio, il punto 1, 2 e 3 è la modifica delle fonti per la correzione appunto di errori di attribuzione per l'anno 17-18, e invece per esempio l'intervento 4, il piano adottato prevedeva 400.000 euro dalla negoziazione dei mutui per interventi sul verde, e l'emendamento invece va a copertura con i trasferimenti immobiliari, così come il punto successivo e così via. Rispetto alla scansione, alla diversa articolazione degli impegni nell'annualità, c'è l'intervento sui cimiteri cittadini, in pratica le opere di esumazione che vengono slittate nell'annualità 16-17 invece di avere tutto l'impegno sul 16. Questa è un'articolazione della diversa dello stanziamento che non va a impattare sulla esecuzione delle opere, così come l'intervento rispetto al patrimonio, alle opere sulle strade, alla manutenzione straordinaria delle strade. Si slitta nel tempo lo stanziamento, non ovviamente l'opera che era già prevista con questa scansione.
E poi le altre modifiche sono un adeguamento degli stanziamenti rispetto alle nuove attribuzioni di responsabilità derivanti dalla riorganizzazione. Rispetto alla manutenzione degli stabili comunali ad uso abitativo e quelli non ad uso abitativo. E gli ultimi emendamenti riguardano l'aumento dello stanziamento per la cura del verde, interventi integrativi verde, un aumento di 200.000 euro nel 2016, nel 2017 e nel 2018. Ecco, sull'emendamento è possibile, i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per 3 minuti, altrimenti andiamo subito in votazione. Sì. Consigliere Landucci, prego, questa è la parola. Io volevo dire che l'emendamento, quindi su cui voterò, il mio voto sarà contrario, quello sulle cambio di fonte di finanziamento da mutuo a trasferimento immobiliare, semplicemente è un modo di dire che non sappiamo se faremo gli interventi, perché è chiaro che con la velocità con cui stanno verificando i trasferimenti immobiliari, praticamente nessuno di questi interventi sarà praticamente possibile. Quindi è una finzione giuridica quello che voi avete messo in bilancio di spese in conto di questi interventi sul finanziamento delle opere pubbliche, che evidentemente non saranno fatti, perché nessuna di queste opere pubbliche potrà essere portata avanti, perché stiamo aspettando appunto che abbiamo dei trasferimenti immobiliari che vanno ad una velocità che sicuramente è molto inferiore a quella del passare dell'anno solare. Quindi va bene, è un modo semplicemente per fingere di avere un piano delle opere. Benissimo, contenti voi, se questo è, come diceva il sindaco, la vostra visione della città e i vostri programmi, quando è chiaro che i programmi dovete farli voi, non noi. Cioè, noi i nostri programmi, per quanto, cioè, ve le cantate, ve le suonate, ve le approvate, devo dire che quando un sindaco parlando dice che è l'opposizione che dovrebbe fare dei progetti, no, l'opposizione deve criticare i progetti dell'amministrazione o approvarli se gli piacciono, ma non c'è, nel momento in cui voi non governerete potrete allora criticare, ma in questo momento il diritto di critica è soltanto nostro. Cioè, qualunque cosa dobbiamo dire, i numeri ce li avete voi, gli uffici ce li avete voi, e quindi i progetti si fanno quando si possono usare gli uffici, solo in questo modo, no? O pensate che dietro di noi abbiamo dei grandi uffici tecnici, voi avete 700 dipendenti al vostro servizio per progettare l'amministrazione, volete che ci mettiamo sullo stesso piano e alla fine dovete dire che state negoziando dei trasferimenti immobiliari che non riuscite a fare, neanche quelli, per 400.000 euro, 2 appartamenti. Grazie alla consigliera Landucci, se non ci sono richieste di intervento mettiamo in votazione. Ha chiesto la parola il consigliere Tremolata, prego. La ricostruzione è assolutamente fuori luogo, se magari veniva in commissione le spiegavano meglio anche di quello che sono in grado io di fare in 3 minuti. Comunque non stiamo dicendo che tutte le opere non verranno fatte perché cambiamo la fonte di finanziamento, stiamo dicendo che su alcune di queste, è ovvio che è sempre un piano che non sarà fatto, ma non è mai stato così, secondo noi è molto realistico rispetto ai piani che per esempio venivano fatti nel passato. Stiamo dicendo che alcune di queste sono state modificate, alcune sono state modificate proprio per dare la precedenza a quelle che erano più urgenti e quindi modificare le fonti di finanziamento in modo che quelle immediatamente necessarie fossero fattibili subito e quelle che invece possono essere fatte più avanti verranno fatte più avanti. Grazie. Grazie al consigliere Tremolata, non vedo prenotazioni. Mettiamo in votazione l'emendamento presentato dall'amministrazione comunale. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24,
contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Adesso procediamo con la dichiarazione di voto sulla delibera numero 14, così come è stata appena emendata, iniziando dal gruppo Giovani Se Stesse, la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente, il nostro voto è contrario. Grazie, a seguire. Mi sono perso. Consigliere Feltrin. La dichiarazione di voto la facciamo, come abbiamo concordato prima, sulla delibera approvazione programmata, programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018. Solo su questo. Poi, l'ho già detto prima, collega Presidente, andiamo avanti. Prego. Grazie Presidente. Allora, facendo mie le considerazioni che già in parte avanzavo ieri sera, ovvero quelle di cogliere l'occasione appunto della discussione del bilancio, del piano delle opere, per una lettura anche comparata dei bilanci, in particolare quelli relativi all'intervallo di tempo suggerivo ieri sera, 2011-2016, per poter fare quell'esame realistico, il confronto con la realtà che più volte anche questa sera, no? C'è stato sollecitato, c'è stato chiesto. Beh, da questo esame emergerebbe sicuramente un dato oggettivo, la difficoltà di fare investimento. Ieri calcolavo che sulla voce di spesa complessiva quella in conto capitale rappresentava un 20% scarso, non ricordo male il dato di ieri, e si attestava intorno al 17%. Ora, dicevo già, molti di questi interventi in realtà nella maggior parte non li chiameremmo sostanzialmente anche di quotidiana, no? Di buona e quotidiana amministrazione. Devo dire che appunto assistiamo ad un'oggettiva difficoltà di reperimento delle risorse. E l'unica cosa che mi sento di dire senza eccessiva vis polemica è appunto quella che mi sembra davvero strumentale non riconoscere, come si è detto all'inizio di questa serata, le condizioni strutturali in cui oggi appunto ci troviamo ad operare. In ogni caso, appunto, il voto della Federazione della Sinistra è favorevole. Grazie, andiamo avanti con Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevole, grazie. Grazie. Consigliere Landucci come gruppo misto, prego. Io credo che sia necessario sottolineare come buona parte di questi interventi, in realtà, come diceva anche di fatto il consigliere Feltrin, non verranno fatti, sono messi qui perché come ogni anno scriviamo un libro dei sogni. È vero, come diceva il consigliere Tremolada, che abbiamo dovuto ridurre anche i sogni perché sarebbe stato, come dire, impossibile crearli di nuovi. Però mi pare che in particolare ci sia una sostanziale incapacità di programmare sulla quello, cioè che questo piano delle opere sia di per sé una smentita chiara ed evidente al discorso del sindaco. Perché se tutto il progetto che avete sulla città è di rimandare addirittura anche gli interventi di manutenzione del verde, che vuol dire semplicemente tagliare l'erba, immagino in quel senso lì, mi immagino cosa ci sia. Se questa è la vostra visione a lungo termine, speriamo che ci sia la città della salute e della ricerca, che è l'unica cosa a cui ci possiamo aggrappare con le mani e coi piedi, sperando che ci sia. Perché se non ci fosse neanche quella, veramente saremmo allo zero totale. Questa è la realtà, cioè questi interventi sono praticamente una piccola manutenzione che al 90% non verrà neanche fatta. Perché non mi si venga a dire che voi credete davvero che l'intervento progressivo numero 6, cimiteri cittadini, campi,
sarà fatto attraverso un trasferimento immobiliare, quando di questi benedetti 50 appartamenti che stiamo cercando di vendere da 2 anni ne abbiamo venduti quanti? 6, 7, non so, un numero di questo genere. E quindi verosimilmente non ne venderemo più, perché quelli che volevano comprare forse sono già fatti avanti. Quindi è chiaro che questo è semplicemente un modo per, da un lato, io lo capisco, obbedire a una regola di legge che prevede un piano delle opere, dall'altra anche una dichiarazione di resa. Non siamo in grado di fare niente. Benissimo. Grazie alla consigliera Landucci. Andiamo avanti con il Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente, voto contrario. Grazie alla consigliera Francesi. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Contrario. Grazie. Democratici per il Cambiamento, il consigliere De Noia. Grazie Presidente. In realtà il programma triennale dei lavori pubblici in questi anni è stato visibilmente snellito, è stato snellito proprio perché si sa che ci sono delle difficoltà. Dire che è il solito libro dei sogni, le cose sono due: uno non guardava quelli di prima o non ha visto quelli di adesso, molto probabilmente non ha visto né quelli di prima né quelli di adesso, perché effettivamente è stata fatta quella che io chiamo un'operazione verità, stendendo un piano dei lavori pubblici che effettivamente guarda quella che è la realtà dei fatti di questi anni. Comunque, niente, il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere De Noia. Come gruppo Sesto nel Cuore, consigliere contrario. Capo. Grazie. Partito Democratico, consigliere Tremolare. Prego. Grazie Presidente. Parto da quest'ultima affermazione sul taglio dell'erba, proprio per integro il mio intervento di prima. È una di quelle cose che ci è stato spiegato in commissione. In realtà l'investimento è stato aumentato di 200.000 euro, se ben ricordo, su quest'anno, e dove la fonte di finanziamento, proprio per rendere possibile il taglio dell'erba, che deve essere fatto da subito e non può aspettare gli introiti, per esempio, di case che vengono vendute, è stata trovata in maniera da poterla rendere agibile da subito. Sul fatto che le case oramai sono state messe in vendita, quindi chi le voleva le ha già prese, ci è stato spiegato che ci sono due passaggi di categorie che hanno una sorta di prelazione. Esaurite questi due passaggi, adesso vanno sul libero mercato, quindi di fatto sono solo sul libero mercato solo da adesso, poi vedremo cosa succederà. All'inizio di questa 3 giorni di discussione mi ero appuntato una frase del consigliere La Miranda, che adesso mi è venuta sott'occhio. Diceva: quando si amministra non si guarda il colore politico. Adesso non vorrei mettere in bocca al consigliere cose che magari non voleva dire, però per quello che è la discussione che c'è stata in queste 3 serate, questa affermazione mi sembra che abbia assunto un po' un significato del: se amministro non è una questione politica, è una questione più tecnica, quasi che l'amministrazione comunale fosse una sorta di condominio. L'amministratore di condominio non è un politico, è lì per amministrare appunto, e pur con le sue difficoltà che i condomini anche loro hanno, però appunto una sorta di tecnico. Ecco, secondo me invece non è così. Le nostre scelte, io ieri, adesso non mi ripeto l'intervento che ho fatto, ho sostenuto con forza che le scelte questa amministrazione comunale le ha fatte, sono scelte politiche. Qui invece in questa discussione, ripeto, non siamo entrati, soprattutto da parte della minoranza, in questa logica, ma in una logica più di dettaglio tecnico, fino ad arrivare proprio nel punto più basso della discussione a guardare il dettaglio di chi è l'erede del colpevole di una colpa presunta di un bando di una mensa che è stato impugnato. Quando io, dopo aver studiato questo ricorso, penso chiunque possa condividere dopo una lettura anche non da tecnico di questo bando, che è un bando, ricorso assolutamente strumentale. Quindi il dettaglio tecnico molto, si è andati a colpire e a evidenziare legittimo i dettagli tecnici molto in particolare, perdendo di vista la scelta politica. Sullo stesso bando, per esempio, senza andare troppo lontano, una scelta politica di ricontrattazione
del costo del pasto e di messa a disposizione delle famiglie del risparmio effettuato. Queste sono scelte che l'amministrazione ha fatto. Ci volete criticare sulle scelte che abbiamo fatto o facciamo gli amministratori di condominio e ci fate le pulci sui conti? È una scelta anche questa. Quindi il nostro voto è favorevole, eravamo convinti prima e siamo convinti ancora di più adesso, dopo aver sentito le risposte dell'amministrazione, di tutti gli assessori di questa amministrazione, che hanno riportato invece il livello della discussione sulle scelte politiche. Ciascun assessore ha tentato di spiegare nel poco tempo, di dare atto delle scelte fatte. E è sempre bello riascoltare le tantissime cose che vengono fatte che poi magari ci dimentichiamo nel quotidiano del nostro vissuto. Io ne cito solamente tre di quelle che mi sembrano di fondamentale importanza, che ho sentito prima. I 10 milioni di euro che in teoria il Comune avrebbe ancora come margine sulle tasse da far pagare ai cittadini e che invece sceglie di lasciare i cittadini. Non è una scelta indolore per un comune che fa il conto fino all'ultimo euro. La riorganizzazione del funzionamento della macchina comunale, nella quale spesso magari ci dimentichiamo anche il ruolo da protagonista che ha chi lavora in questa organizzazione e che ha saputo partecipare di questa riorganizzazione messa in atto dall'amministrazione e che ci aspettiamo porterà dei frutti notevoli. E il mantenimento dei servizi, io l'avevo citato già nel mio intervento e l'assessore Perigo l'ha riconfermato, quel dato che la spesa media pro capite è la terza in Lombardia, non in Italia. Quindi questo dà un'evidenza di quello che questo comune fa e mette a disposizione e anche quest'anno i cittadini possono avere come servizio. I sogni non vengono, il libro dei sogni e nella delibera in oggetto per quanto riguarda le opere pubbliche. Sì, a volte ci piace sognare, però a volte i sogni li abbiamo anche realizzati. Domani discuteremo di bilancio consuntivo, magari entreremo nel dettaglio domani, però io ricordo che mi sembra ci siano 5 milioni di euro dell'anno scorso stanziati, per esempio, per la ristrutturazione delle scuole. Sono soldi che sono lì. Un altro sogno realizzato è quello che ci ha illustrato il sindaco stasera. Ci abbiamo lavorato 10 anni, probabilmente. Io da quando sono in consiglio comunale parliamo di PGT e di PFAIC. Finalmente le ruspe sono entrate a lavorare. È un sogno che si realizza e lo rivendichiamo con grande orgoglio. Grazie. Grazie consigliere Tremolada. Andiamo avanti con la votazione della delibera numero 14. Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018, così come è stata emendata. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Anche qui prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Andiamo avanti con la seconda votazione. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Adesso procediamo con l'ultima delibera, ma prima do la parola all'assessore Montrasio che farà un'illustrazione di tutti e tre gli emendamenti e poi verranno votati singolarmente. Prego. Sì, grazie. Allora, il primo emendamento, che è quello più corposo e articolato, è la traduzione sul bilancio degli emendamenti rispetto al piano delle opere pubbliche. Quindi non mi dilungo, a meno che ci sia necessità di qualche approfondimento, perché comunque è la speculare rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima.
L'emendamento sul programma delle acquisizioni è un emendamento tecnico che ci consente di traguardare il periodo che va dalla pubblicazione del nuovo codice degli appalti alla pubblicazione dei regolamenti e decreti attuativi che declinano meglio alcuni aspetti, tra cui il tema della programmazione di un documento che programmi gli appalti che con un importo maggiore di 40.000 euro. In questa fase in cui ancora non si sa come fare questa programmazione, noi dichiariamo e diciamo emendiamo la delibera dicendo che questa programmazione è desumibile per gli stanziamenti di bilancio 16-18 come descritti nel macroaggregato di spesa 103 acquisto di beni e servizi. L'ultimo emendamento invece riguarda una variazione in entrata e in spesa che quindi non va di pari importo, che non va ad alterare ovviamente gli equilibri e che riguarda un'offerta migliorativa offerta appunto da chi si è aggiudicato la concessione dei posteggi comunali che dà all'amministrazione 32.000 euro che però hanno una destinazione finalizzata. 20.000 per il miglioramento della sicurezza stradale, opere per il miglioramento della viabilità e 12.000 per acquisire da Rete Civica Milanese una piattaforma che facilita il rapporto e la partecipazione dei cittadini su alcune scelte, sondaggi o strumenti o per implementare insomma la comunicazione con i cittadini in questa fase relativamente ai temi della viabilità laddove si debbano verificare delle modifiche o sentire appunto il parere dei cittadini rispetto a queste opere. Grazie all'assessore. Allora, se non ci sono interventi sugli emendamenti, li mettiamo in votazione così in ordine come viene riportato il numero 1. Collegata alla delibera numero 15 del bilancio di previsione. Quindi non vedo prenotazione. Iniziamo la votazione con il primo emendamento. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva il primo emendamento. Procediamo con il secondo, la votazione per il secondo emendamento. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Andiamo avanti con la terza votazione riguardante l'emendamento numero 3. Inizia votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 23, contrari 6, astenuti nessuno, favorevoli 17. Consiglio approva. Allora, come prima della dichiarazione di voto, ci sono i due ordini del giorno che andiamo a votare. A meno che vogliamo illustrarli ancora o andiamo subito in votazione? Quindi lo mettiamo in votazione. Il primo lo mettiamo in votazione. Quale? Il suo, il primo è il suo. Allora, l'ordine del giorno
collegata alla delibera numero 15, per esaminare l'argomento nella commissione consigliare, una richiesta di commissione. Mettiamo in votazione, prego. Inizia votazione dell'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Sesta nel Cuore. Sì, è prevista, prego. No, allora annulla questa inizio di votazione, dopo la riprendiamo. Prego, consigliere Tremolato. Su quest'ordine del giorno, qualche gruppo vuole intervenire? Come gruppo PD interviene il consigliere Romaniello, prego. Come gruppo? Sì, grazie Presidente. No, approfitto per sostanzialmente dire che per la prima volta voterò in maniera discorde al gruppo, non tanto perché... che comunque è favorevole, non tanto per il discorso di fare la commissione, ma per sostanzialmente la modalità. Insomma, c'è un regolamento che spiega molto chiaramente come si devono essere convocate le commissioni. Come al solito utilizziamo sempre gli strumenti istituzionali non in maniera appropriata. Sono passati 4 anni, penso che comunque sia noto come debba essere la procedura per richiedere una commissione, non c'è bisogno di votare un ordine del giorno. C'è un presidente, ci sono 3 consiglieri comunali, una richiesta, una mail, una PEC e la commissione viene fatta. Grazie. Non vedo più prenotazione per intervenire. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Sesto nel Cuore. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 1, astenuti 2, favorevoli 20. Il consiglio approva. Andiamo avanti con il secondo ordine del giorno, se lo vuole illustrare ancora il consigliere Feltrin in sintesi, no, come volete voi, se siamo tutti. Allora andiamo in votazione con l'ordine del giorno presentato a firma del consigliere Feltrin, Nossa, Tremolata e De Noia. Inizia votazione, prego. Fine votazione.
Consiglieri presenti al voto 21, contrari 4, astenuti 3, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Adesso procediamo con la dichiarazione di voto finale sul bilancio di previsione, così come è stato emendato. Come gruppo Giovani Sestese, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Ho accolto con gioia le dichiarazioni fatte da tutti gli assessori, che sono pienamente convinti di avere una visione piena, ampia, capace, che ha prodotto risultati tangibili sulla città e di non avere assolutamente nulla da recriminarsi né quest'anno né negli anni passati. Volevo fare tre considerazioni sugli spunti delle controdeduzioni che sono stati fatti dagli assessori. In primis mi piacerebbe capire come mai, se i cittadini del Comitato Sottocorno che sono venuti l'altra sera in Consiglio Comunale, come ha detto l'assessore, i cittadini hanno capito che l'assessore e il sindaco sono dalla loro parte, mi piacerebbe capire cosa sono venuti a fare in Consiglio Comunale, a bloccare un Consiglio Comunale, a chiedere un incontro con i capigruppo. Seconda considerazione, c'è chi lavora e c'è chi sta a guardare, è stato detto. A me non sembra proprio, e visto che molte volte in questo Consiglio ci viene rimproverato che non siamo a conoscenza dei regolamenti, non sappiamo quali sono le sedi opportune all'interno delle quali discutere, non abbiamo conoscenza delle delibere che andiamo a votare, manca solo, ma stasera il sindaco ci è mancato veramente poco che ci desse dei cretini a tutti quanti, e poi abbiamo fatto il quadretto completo della situazione. Volevo farvi presente che non solo voi della maggioranza lavorate, c'è gente che sta da questa parte, che ha partecipato in 4 anni a tutte le commissioni, che ha sempre cercato di portare il suo contributo. Forse quello che non funziona è il modo in cui ci parliamo, perché comunque non viene mai ascoltato niente, e a questo punto di punta mi prendo l'impegno di rimandare a tutti quanti le proposte che sono state fatte sul commercio a costo zero, con una considerazione pari a zero. Ancora oggi al tavolo del commercio non abbiamo avuto una cavolo di risposta su nessuna delle proposte presentate a costo zero. Io esigo a questo punto, Presidente, avere delle cavolo di risposte, che sia sì o che sia no. Ma allora a questo punto ci chiariamo le idee e ci diciamo le cose come stanno, perché dopo 4 anni che il mio gruppo si fa un mazzo così, di sentirmi dire che qua dentro non sono mai state portate proposte e non è stato mai fatto niente, mi dispiace ma non l'accetto. Avete questa grossa idea delle imprese e solo voi capite che cosa sta succedendo in Italia, perché noi siamo tutti dei poveri cretini che non sappiamo che cosa sta succedendo in Italia, non sappiamo che cosa ha fatto il governo, non sappiamo quello che fanno gli altri comuni. Peccato che molti di noi di mestiere fanno gli imprenditori, e mi dispiace tanto dirvelo, forse dovreste andare tutti a lavorare, rendervi conto che cosa vuol dire gestire i propri soldi, le proprie risorse. E dopodiché voglio vedere se vi permettereste di dare il carro ponte a 10.000 euro ripetendo stasera per la 20ª volta che è tutto bellissimo e va tutto benissimo. Perché questa cosa qua deve finire, ok? Ho ritenuto veramente intollerabile il fatto poi della dignità. I partiti hanno dignità. E gli altri che cosa sono? Io come lista civica rivendico tutta la mia dignità, rivendico il lavoro che ho fatto in questi anni, e tra l'altro, caro sindaco, io credo che in questo Consiglio Comunale noi l'abbiamo sempre dimostrato, perché siamo l'unica lista civica
che proprio perché lista civica può permettersi di decidere sì o no, non in base alle proposte fatte se arrivano da voi o se arrivano da noi, noi abbiamo sempre deciso facendo delle scelte ponderate e ci siamo tirati dietro anche le ire degli altri, fregandocene altamente e andando avanti per la nostra strada. Noi il nostro ruolo di lista civica l'abbiamo sempre fatto e ritengo che il mio gruppo, che i giovani sestesi, non abbiano meno dignità di quella che ha il PD o di quella che ha il PDL, perché abbiamo sempre lavorato con dignità e sì, ci siamo sempre ritenuti forza di governo. Sì, ci siamo sempre ritenuti forza di governo e ve l'abbiamo dimostrato, non a chiacchiere, ma con i fatti. Quindi l'intervento che lei ha fatto stasera, in più vorrei anche ricordarle che qui non siamo in un'aula scolastica, dove lei è la maestra e noi siamo i bambini. E vorrei anche ricordarle, e mi scuso per il tono che sto usando, che noi non ci siamo mai permessi di rivolgerci a lei con il tono in cui lei si è rivolta questa sera a noi. Io lo ritengo veramente intollerabile. Qua non siamo a scuola, siamo persone adulte e in quest'aula abbiamo tutti pari dignità. Le lezioncine potete tranquillamente risparmiarvele. Il nostro voto sul bilancio di previsione sarà contrario. Grazie alla consigliera Iosa. Il gruppo Federazione della Sinistra, il consigliere Feltrin. Grazie Presidente. Scusatemi, ma giusto per stemperare i toni, io le lezioncine le accetto sempre da chiunque, mi fa piacere prenderle. Era giusto per stemperare, consigliere Iosa, i toni che si sono accesi. Allora, tornando ad una più pacata discussione, io vorrei ricollegare la mia dichiarazione di voto con appunto l'ordine nel giorno che ho poc'anzi, no? All'inizio anzi della serata, presentato, per un motivo molto semplice e si ricollega alla discussione delle serate precedenti. Sia chiaro, quest'ordine del giorno non intende svolgere il ruolo, come no, è stato detto in un passaggio, no, nei giorni precedenti, assegnato alle prefiche nei riti relativi all'ultimo passaggio, quei riti che caratterizzano il nostro meraviglioso Sud Italia, anche perché a me, algido uomo del Nord, che ha avuto bisogno di un intero corso nel lontano anno accademico 88-89 di una simpatica professoressa Salvioni, che forse la consigliera Landucci conosce, e di uno dei più illustri antropologi culturali italiani, che è il professor Luigi Lombardi Satriani, appunto, ha avuto bisogno un anno intero per comprendere la ricchezza di significato di quelle liturgie. Figuratevi, appunto, se a me, algido uomo del Nord, quel ruolo da prefica, no, risulta facile, anzi risulterebbe assolutamente ostico. Dicevo, l'ordine del giorno vuole in realtà mostrare, appunto, l'ho detto all'inizio di questa serata, come sia appunto inaccettabile cambiare le regole del gioco mentre la partita, in questo caso a stesura del bilancio, è in corso. La consigliera Landucci, ieri sera, una consigliera che frequenta quotidianamente la Classicità, parlando dei temi appunto economici, appunto ci ha giustamente richiamato, no, la saggezza con cui deve lavorare il buon amministratore della propria casa, no? Economia, oikos nomos, poi non mi dia il voto in greco, professoressa, il buon padre di famiglia. Bene, vi dicevo prima, all'inizio di questa serata, pensate cosa possa capitare a un padre di famiglia quando, dopo aver programmato le proprie spese annuali, dovesse scoprire che le sue entrate vengono all'improvviso decurtate. Per usare un eufemismo, non gradirebbe di certo. E perdonatemi, come ricordavo, non è questione di cifra irrisoria, qui mi sia consentito di sentire, no? Vi dicevo, 750.000 euro su un bilancio di 170 milioni, cosa volete che siano? Perché in realtà questi 750.000 euro, lo si è ricordato in più sedi, in realtà vanno, scusatemi, ad aggiungersi anche ad un sostanziale dimezzamento, scusatemi, del fondo di solidarietà comunale, che dall'anno scorso a quest'anno passa da 6 milioni a 3 milioni, no?
euro più, euro meno. Capite bene allora che i valori in campo iniziano ad essere significativi. Una piccola annotazione mi sia consentita. Una mia passione, il mio lavoro. Aristotele, quando da giovane entrò nell'Accademia Platonica, venne chiamato a difendere la dialettica socratico-platonica dalle accuse, no? rivolte da Isocrate, che paragonava quella dialettica alle peggiori tecniche retoriche dei sofisti. Bene, senza inutile polemica, io penso che anche in questa sede dobbiamo lasciare spazio, no? ad una dialettica, che ha appunto lo scopo di promuovere un dialegein, un pensare, un parlare, che coinvolgendo più teste, con pari dignità, sparita la consigliera Iosa, mi dispiace, no? che con pari dignità in realtà facciano crescere e arricchiscano tutti, rifuggendo però appunto da sterili tecniche retoriche. In particolare, mi permette di sottolineare, da quella tecnica che appunto nella retorica si chiama avvelenamento del pozzo, cioè getto discredito sul mio interlocutore perché tutto ciò che dice risulti insensato. Per intenderci, mi metto io come cavia dell'esperimento. Il consigliere Feltrin e la Federazione della Sinistra vivono nel XX secolo, ma che dico nel XIX secolo, e sono incapaci di pensare in modo adeguato ai tempi, in modo innovativo. In queste serate l'ho sentito ripetere tante volte. Bene, vi assicuro che anche questo giurassico arnese che è il sottoscritto riesce a contemplare anche l'innovazione tanto reclamata in quest'aula. E arrivo, concedetemi un po' di autoironia, anche a poter prevedere laicamente e prendere in considerazione il protagonismo del privato sociale. Quello che io appunto cercavo di spiegare con il mio intervento introduttivo sulla discussione del bilancio, quello che chiedo mi venga concesso è almeno appunto portare all'attenzione alcuni elementi di cautela. Questo è quello che vorrei fare e questo è quello che chiedo. Arrivo ad articolare e aggiungere a conclusione con due passaggi. Primo, i tributi locali e quelli nazionali che contribuiscono a due delle quattro principali fonti di entrata per l'amministrazione, quelle tributarie e trasferimenti, hanno un senso, a mio giudizio, solo appunto perché e se svolgono una funzione perequativa, ovvero quella di garantire l'accesso a servizi anche a chi da solo appunto non riuscirebbe a provvedere a quei bisogni magari minimi di cittadinanza. E non è un caso, mi permetto di dire, visto che è stato più volte citato, che molti di quei beni, di quei patrimoni che ci sono stati lasciati in eredità dai nostri nonni, dai nostri padri, si è detto in questa sede, appunto, ci sono stati lasciati in eredità come beni pubblici. Perché? Perché certo, in quel momento, l'ho ricordato l'assessora Innocenti questa sera nel suo intervento, il carattere pubblico in quegli anni era garanzia di accessibilità al servizio. Ora, seconda considerazione. Siccome ho cercato di dimostrare nel mio intervento, non posso accettare che vincoli alla guida della cosa pubblica, della res pubblica, vengano posti, l'ho detto nel mio intervento nella prima serata, da parametri finanziari o presunte leggi economiche necessarie, ferree, meccaniche, leggi che a mio giudizio non ci sono, visto che l'economia è attività umana e come ogni attività umana ha le leggi che l'uomo impone a quel tipo di attività, riconosco però che esiste un movente ineliminabile nell'agire umano. Quell'egoismo, qui potremmo dire appunto Plauto, Hobbes, Docent, quell'egoismo che appunto in tutta la riflessione politica moderna è stato in parte arginato attraverso quello che si chiamava all'epoca il pactum societatis, un argine contro quella guerra di tutti contro tutti che si potrebbe generare, quel bellum omnium contra omnes. Bene, io non vorrei appunto che quell'egoismo che in economia poi si traduce nella ricerca del profitto possa appunto limitare la fruizione di beni e servizi,
Solo questo, no, è la mia preoccupazione, da parte naturalmente della comunità, e non si traduca invece appunto in privilegio. Questo è il mio e, come forza politica, il nostro timore. E lo riporto all'attenzione di quest'Aula, no, in modo assolutamente laico. Questo vuol dire che sono nostalgico? Sì, concedetemi appunto una battuta finale. Sì, sono nostalgico, però non della cortina di ferro. Sono nostalgico appunto di uno Stato sociale che voglia essere ancora universalistico. Vi ringrazio e il mio voto al bilancio sarà favorevole. Grazie consigliere Feltrin. Interviene il gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie, buona serata. Beh, innanzitutto parlare dopo la consigliera Iosa e Feltrin per un informatico misero come me non è una cosa così semplice. Ci proviamo con l'umiltà che compete al nostro ruolo. Una piccola premessa. A me è piaciuto molto l'intervento forte della consigliera Iosa, in cui viene dimostrata come la politica sia passione, come esercitarsi con la politica non sia una perdita di tempo, ma anzi un valore aggiunto alle nostre vite. Quindi apprezzo, al di là dei contenuti che possono essere discutibili, fa anche piacere discuterli privatamente, ci mancherebbe, l'intervento della consigliera Iosa. Nonostante le promesse di Marinaio Fiorentino, del Marinaio Fiorentino, la TASI non sarà integralmente ridata ai comuni. Ed inoltre il Fondo di Solidarietà Comunale ci vedrà ancora maggiormente penalizzati. L'ordine del giorno presentato dai capigruppi di maggioranza e che ha diviso il PD nel suo voto portava a questo. Occorreva agire sul fronte della diminuzione delle prime aliquote IRPEF, secondo noi, per far sì che si ripartisse la domanda interna e quindi la ripresa dei consumi, creando o sostenendo a questo punto una buona occupazione. Gli enti locali, secondo noi, rimangono nella loro funzione istituzionale un riferimento ineludibile e indispensabile, un riferimento importante per i loro obblighi specifici e per l'esperienza accumulata dagli interventi di servizio sul territorio della propria comunità. Se agli enti locali non vengono date le possibilità di finanziare e legislative per gestire questo difficile momento storico, possono a questo punto sorgere tensioni sociali all'interno delle città, in quanto le risorse messe a disposizione dei cittadini saranno sempre meno, le richieste sempre maggiori. Ieri sera abbiamo cercato di essere precisi nel nostro intervento senza lasciare adito alle interpretazioni e cercando di toccare tutti i temi, in quanto il bilancio previsionale è l'atto più politico che ci possa essere in un consiglio comunale. Dobbiamo rafforzare il concetto di comunità, annullando quello di una società di singoli, divisi e in concorrenza continua. Ci siamo mossi immediatamente, il sindaco in testa, per la difesa di posti di lavoro, difesa di famiglie, difesa di ciò che è dignità, lavoro in poche parole, come dicevo. Noi di SEL facciamo numerosissime proposte e anche alcune critiche presumiamo propositive, come è nostra abitudine da sempre. I nostri elettori, gli elettori di SEL, con cui ci confrontiamo continuamente da sempre, ci hanno dato questo mandato, che rispettiamo, come rispettiamo dal 2012 il programma di mandato del sindaco. Noi questo lo rispettiamo. Ricapitolando, ieri sera abbiamo fatto proposte su politiche abitative, parlando di sconti sull'IMU e dove il Comune interviene come mediatore, diminuzione della cedolare secca e altro per chi affitta canone concordato, Pimarelli e questione elettrodotto, città della salute, che deve creare opportunità alla città esistente e non deve essere una fortezza nella città chiusa, mobilità dolce, con la stesura di un vero e proprio biciclette, la nostra fermezza nella chiusura del 2019 degli inceneritori senza aggravio di costi e con tutele occupazionali, zone pedonali. Si parlava di CSE, non di CDD. E in una gara tra sordi, tra noi due, assessore Perego, io arriverei sicuramente secondo, perché continuo a dire CSE, non CDD. Mi dispiace, nulla di personale, rimaniamo compagni come prima, ci mancherebbe. Sport? Ci mancherebbe. Sport? Ieri sera si è parlato dello sport. Noi a inizio consigliatura avevamo detto che in mancanza di fondi le idee dovevano essere il futuro e le finanze in questo ambito. Aiutiamo chi ama lo sport a svilupparle e a portarle a termine. Apprezziamo le politiche che si stanno portando avanti in ambito sportivo con gli aiuti che vengono dati alle società. Ripeto, forse andrebbe concordata una visione d'insieme maggiore. Noi, come abbiamo detto in commissione, riteniamo che l'esempio principe da portare come gli impianti sportivi a Sesto San Giovanni sia effettivamente il centro Boccaccio.
Questo è un bilancio previsionale, fatto di numeri, ma dietro i numeri, come si è detto più volte, ci sono soprattutto persone. Questo bilancio previsionale avrà il nostro voto favorevole, in quanto vi sono delle scelte politiche ben precise in cui ci riconosciamo, pur in un momento storico assai difficile che stiamo attraversando. È un bilancio incentrato su una città plurale, di idee, di culture, di religioni, una città con la cultura del rispetto dei diritti. Tutto va nella direzione di mantenere e rafforzare la nostra comunità. Noi su questo c'eravamo, ci siamo e ci saremo. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Per il gruppo misto la consigliera Landucci, prego. Ma devo dire che sono rimasta molto colpita stasera dagli interventi degli assessori che ho sentito. Mi scuso con gli assessori precedenti non di essere dovuta arrivare in ritardo per motivi familiari, però mi è stato detto che anche l'assessore Iannizzi ha sottolineato il problema degli omini rossi che avevo sollevato io. E sono rimasta poi anche colpita molto sfavorevolmente, devo dire, come la consigliera Iosa, dal discorso del sindaco. Io non mi offendo per i toni, da buona toscana passo sopra questo, no? Anche se devo dire che forse certi toni uno se li potrebbe risparmiare, ma va bene, non è quello. Quello che io ho trovato francamente incredibile nel discorso del sindaco è, come dire, l'attacco gratuito, no? Cioè non è che come i suoi assessori ha sottolineato, rispondendo alle nostre obiezioni, quali erano le questioni che potevano essere risolte. Questo l'ha fatto in parte forse l'assessore Rivolta, ma il sindaco si è limitato semplicemente ad attacchi personali, puri e semplici, nei confronti dell'opposizione, praticamente contro tutti, compresi attacchi, devo dire, al limite del vergognoso, come io ho detto in privato. Quindi ritengo che questo modo di comportarsi sia un segno di tale disprezzo per chi mette di fronte ai problemi della città, che è ridicolo che si dica di noi che non vediamo, che viviamo fuori dal mondo. Ma fuori dal mondo dove? Cioè ci ha fatto vedere le fotografie, immagino delle bonifiche, no? Perché se dovevano essere immagini, si vedeva poco, era lontano, bisogna questi camioncini che andavano, che c'erano, quindi saranno le bonifiche. Sindaco, io ho detto che nel cronoprogramma, alla fine del 2014, ci doveva essere il rustico consegnato. Ora, io non dico che ci dovesse essere adesso il rustico consegnato, ma che perlomeno ci fosse il buco, sì. Cioè, che adesso mi si venga a dire che il fatto che siano iniziate le bonifiche è un segno di come voi siete riusciti a, come dire, a muovere la città, quando voi stessi avete fatto almeno 4 inaugurazioni con l'elmetto in testa per dire che partivano i lavori e sono andati su tutti i giornali e ancora non è partito niente. Beh, insomma, minimo, secondo me, anche un po' di vergogna a fronte di certe chiare menzogne, perché queste sono delle pure menzogne. Oltretutto, senza dimenticare che tutto questo discorso della salute e della ricerca non è affatto, mi spiace che il sindaco dica così, non è che noi diamo i meriti alla Regione Lombardia quando ce l'ha e dei meriti al Comune, noi diciamo che dipende tutto esclusivamente dalla Regione e che tutto quello che vi siete intestati voi, no? Con tutti i vostri meriti, con tutte le vostre inaugurazioni, con tutti i vostri metti in testa, in realtà sostanzialmente non conta assolutamente nulla. Perché l'unica cosa che conta è la volontà della Regione. Tanto è vero che il mio timore, quello che c'è adesso, è che la Regione stia virando sull'area Expo. E questo toglierebbe ogni fiato alla città della salute e della ricerca. Questa è la realtà, pura e semplice. Il rapporto di Bizzi è chiaramente il rapporto con la Regione. E prima ancora, devo dire, col gruppo Formigoniano è sostituito dal gruppo di Maroni, perché nessuno di noi ha mai pensato, neanche per sbaglio, che Bizzi sia arrivato qui per caso.
No? Pizzi è arrivato qui, dopo un fallimento di chi aveva dietro una certa parte politica, è arrivato avendo dietro un'altra parte politica, e adesso speriamo che questo funzioni anche con Maroni presidente. E ha funzionato per un certo periodo, adesso probabilmente funziona meno perché c'è un'altra sirena che sta cantando e mi pare una sirena molto ammaliatrice. Spero che non sia così, ma per il resto il Comune di Sesto ha dovuto semplicemente limitarsi a cambiare, seguendo gli ordini che venivano dati, quello che era il PI Falc, come era stato pensato. E avrei voluto vedere che non lo facesse. Avrei voluto vedere che l'amministrazione dicesse no, noi non cambiamo il PI Falc perché non vogliamo la città della salute e della ricerca. Adesso noi speriamo che questo arrivi, però non mi si venga a dire che non siamo in ritardo. Ripeto, nel cronoprogramma che tutti noi che eravamo consiglieri comunali abbiamo conservato amorosamente, c'è scritto che il rustico doveva essere consegnato alla fine del 2014. Siamo a metà del 2016, non si è neanche cominciato a scavare il buco delle fondamenta. Quindi questo è chiaramente una dimostrazione di una trasformazione della città che non funziona. Oltretutto, credo che nessuno abbia potuto negare il problema di Bibbona, neanche minimamente affrontato, non ho sentito. Nessuno ha potuto negare il problema della Carmen Longo, anzi l'assessore Rivolta ha dovuto ammettere la cosa. E ho trovato veramente sgradevole la polemica che due assessori giovani e in questo senso che avrebbero dovuto avere la capacità di quell'elasticità mentale per rapportarsi ai consiglieri hanno invece dimostrato una ottusità ed una francamente chiara maleducazione che forse bisogna cercare di evitare, perché gli assessori sono pagati dai cittadini per spiegare a questi craponi dei consiglieri comunali quello che fanno. E se lo devono spiegare 20 volte, non vuol dire forse che noi non capiamo, ma che voi spiegate male. Come con gli studenti, perché se tutta una classe non mi capisce, forse sono io che non so spiegare, non gli altri che non capiscono. Perché voi fingete di capire, ma non capite niente lo stesso, perché a voi vi potrebbero far votare che gli asini stanno volando e che voi lo votereste. Noi siamo gli unici che a fronte dei provvedimenti che ci vengono presentati osiamo fare delle domande. Voi siete sempre proni esclusivamente a lodare quello che viene dalla maggioranza e basta. Non vi ho mai sentito fare una sola critica, non in commissione ma qui dentro, tranne lei ieri sera. E infatti il consigliere Trevolada l'ha prontamente ripresa e messa in riga, perché è evidente la prima volta che un consigliere comunale di maggioranza si è permesso di non limitarsi agli elogi e ai ringraziamenti per quello che era stato fatto. Comunque, quello che dico io è che gli assessori, quando presentano il bilancio, non si possono permettere di dire ai consiglieri comunali: spero che sia l'ultima volta che mi fate ripetere questa cosa. Perché sono pagati dai cittadini per spiegare quello che fa. Anche 200, fin quando gli altri non hanno capito. È chiaro? Perché tutti i mesi ricevono lo stipendio per questo. È chiaro? Quindi, mentre noi sostanzialmente lavoriamo gratis, quello che facciamo con un rimborso spese sostanzialmente ridicolo, gli assessori non sono nella nostra condizione. Quindi non si possono permettere di dire queste cose. È chiaro, non se lo possono permettere, perché è un atto di profonda maleducazione nei confronti di tutto il Consiglio Comunale. Quindi, ragazzi, un po' di rispetto. Perché noi qui lavoriamo gratis, con un rimborso spese ridicolo, mentre quelli che siedono a quel tavolo non lavorano affatto gratis, e quindi hanno tutti gli obblighi di chi è pagato dalla collettività.
Questo secondo me è fondamentale da capire. E se intorno ai 40 anni non si capisce, bisogna forse che qualcuno la lezione gliela faccia a loro. Perché mi sembra che stasera alcuni degli assessori non abbiano capito. Non abbiano capito come ci si rivolge, perché sentire un assessore che dice a un consigliere della sua maggioranza non c'è peggior solo che non lo sentire, ma dico, stiamo scherzando, ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Beh, dico, stiamo scherzando. Oh! Si sa come ci si rivolge alle persone o non si sa? Deve concludere, se no si facciamo un corso. È chiaro? Perché chi siede lì è pagato dai cittadini per spiegare quello che fa. E i cittadini che qui noi rappresentiamo devono capire. Questa frase non è stata detta a me, che sono un consigliere di opposizione, ma un consigliere di maggioranza, che addirittura adesso gli vota anche il bilancio. Ma dico, stiamo scherzando. Cerchiamo di tenere i toni giusti, perché i toni giusti vanno tenuti. Deve concludere, perché grazie. Qua, certo, concludo subito, perché qua non possiamo essere insolentiti continuamente. Perché questo è intollerabile. E gli assessori imparino come ci si comporta. Il mio voto è naturalmente contrario. Grazie, andiamo avanti. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Mi domando che cosa vi aspettiate che faccia l'opposizione. L'opposizione ha un ruolo fondamentale, controllare. Controllare l'operato dell'amministrazione, e questo vuol dire che noi abbiamo il potere e il dovere di cavillare anche sul pelo nell'uovo. Questo è il nostro compito. E non vi sta bene, se non vi sta bene ce ne faremo una ragione, ma continueremo a farlo, imperterriti come l'abbiamo sempre fatto, certi che cavillare è l'unico ruolo dell'opposizione, non venirvi dietro. Assessore Iannizzi, io le chiedo se per caso recentemente è venuta al parchetto, io ci vado tutti i giorni, al parchetto della Villa Zorna, perché secondo me dovrebbe farci un giretto per vedere quanto è pulito e quanto è manutenuto, perché non è né l'una né l'altra cosa. Assessore Montrasio, lei ha parlato di partecipazione, ma le assicuro, e si fidi, perché certe cose io me le sono anche un po' andate a studiare, che la sua visione è un tantinello sbagliata. Cioè, quello che lei ha detto nel suo intervento sulla partecipazione vuol dire che forse è lei che questa volta non ha fatto i compiti. Riguardo allo sviluppo economico, io le leggerei sempre dal DUP la missione 14, industria, piccola, media impresa e artigianato, stanziate 458.000 euro. Per il commercio, le reti distributive e la tutela dei consumatori 10.000 euro. Il che vuol dire, come dicevo ieri, che è lo 0,62% della spesa corrente. Se questo vuol dire investire sulla città, allora ha proprio ragione Tremolada. Noi siamo dei qualunquisti che abbiamo completamente sbagliato punto di vista. Detto questo, il nostro giudizio è stato estremamente negativo, come negli altri anni del resto. E di conseguenza anche il nostro voto stasera. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi, andiamo avanti con il Popolo della Libertà, consigliere Ramiranda. Grazie signor Presidente, ma io fortunatamente sono uno dei pochi eletti che ha anche il dovere di votare contro il bilancio a prescindere, perché sommessamente faccio parte di quella casta politica che per partito preso, almeno sul bilancio, deve votare contrariamente a quello che vota la maggioranza che ha l'onere di governare. Su questo, signor Sindaco, mi sento però di doverla riprendere nel ricordarle innanzitutto che è vero che è il sindaco che ha una maggioranza, ma è il sindaco della città, quindi di noi tutti, come sempre, lei ci rappresenta tutti. E quindi, seppur certe volte pungolata, o si sente o ha risentimento, è pur vero che nelle sue risposte deve sempre ricordarsi il ruolo istituzionale che riveste. A noi consiglieri, umili consiglieri, ci è consentito polemizzare anche certe volte un po' fuori dai limiti della tollerabilità, ma è pur vero che chi rappresenta l'ente e l'istituzione ha il dovere di essere capace ad assorbire anche questo e pungolare, ma con un modo, diciamo, un po' più appropriato al ruolo istituzionale che ha.
e non scendere nel campo minato dei consiglieri. Questo mi sento di ricordarle. Dagli interventi, diciamo, da questo punto di vista, mi ha dato adesso risposta anche la consigliera Franciose, dice, certe volte la maggioranza confonde sempre i ruoli dell'opposizione, cioè dice, proponete voi, no, siete voi che avete l'obbligo di governare, come certe volte ce lo ha ricordato quando era consigliere capogruppo Rivolta, noi abbiamo vinto, noi abbiamo il dovere e l'onore di governare e proporre e decidere. E quindi le proposte siete voi. Noi che cosa facciamo per conto nostro, oltre che controllare? Talvolta diamo dei suggerimenti, perché abbiamo sentito la consigliera Iosa come si è alterata quando dice non fate proposte sul commercio, rivendica legittimamente come forza politica di aver fatto diverse proposte, di aver fatto diversi suggerimenti e di non aver ricevuto neanche una risposta concreta, neanche l'ascolto, una risposta concreta. Alcuni altri di noi hanno fatto altri tipi di proposte, ho visto stasera questo ordine del giorno che è stato recepito, portato dalla Sesta Scuola, mi sembra che questo è il modo, diciamo, con cui può approcciarsi l'opposizione in senso lato, generale, cioè un suggerimento che tra parentesi vedo che è da una forma, da una norma del 2011, quindi diciamo non è di ieri che è stata partorita dal governo centrale come forma di legge, e quindi da questo punto di vista era già una cosa che magari mi sentirei dire, ben fatto che l'abbiano adesso suggerito, una cosa che magari dovevamo pensarci, mi ci metto dentro anch'io, prima noi tutti nel chiedere il dettaglio sugli oneri, ecco, e sul vari conteggi, proprio per dare sempre più trasparenza e chiarezza e intelligibilità al bilancio medesimo. Ho sentito poi invocare le teorie del 29, piano, a invocare certe teorie e certi, o paragoni, meglio, scusate, non le teorie del 29, crisi 29. Anche perché qua in Europa non c'è né un Keynes di turno e né il Roosevelt di turno. Quindi. E anche perché le ragioni economiche che portarono a quella crisi furono ben diverse da quelle dell'attuale crisi che investe l'Unione Europea. Quindi, parliamo dei dati nostri, non andiamo troppo fuori, diciamo. La crisi nel settore c'è, nessuno la nega, sicuramente la situazione nel nostro circondario non è delle più infelici, anzi è delle più rose da un certo punto di vista. Le criticità sono emerse di alcuni dati sensibili che poi hanno fatto un po' arrabbiare, diciamo, l'amministrazione, ma una volta tanto non sono stati dati quei dati dall'opposizione, ma degli enti istituzionali, quindi tutto sommato se qualcuno ha detto che è eccessiva la tassazione sulle imprese, se ne prende atto e appunto e basta. Non è che stavolta né una forza di maggioranza di un altro ente, eccetera, ma sono delle istituzioni autonome che di volta in volta fanno le loro valutazioni. Così come, diciamo, da questo punto di vista, non ho sentito, al di là delle prese di posizioni di parte, più che diciamo, comprensibili, più che essere legittimi, sono comprensibili, però non vi è stata poi la reale confutazione dei dati percentuali, quelli che io amo molto e che poi sono le cartine di tornasole. L'incidenza notevole ancora della spesa corrente sul bilancio, l'incidenza all'interno della spesa corrente ancora preponderante della spesa per il personale, l'incidenza e l'aumento dell'indebitamento pro capite, e non è un indebitamento derivante da investimento. Ricordiamoci, non è un indebitamento derivante da investimenti, perché se così fosse ne saremmo ben lieti. Così come l'assessore Perego mi ha puntualizzato, mi va benissimo se quell'1,5 milioni è più ricomposto, ci mancherebbe altro. Il dato oggettivo è che il grado di copertura è intorno al 25%, che c'è una perdita su quel servizio di 3.700.000 euro. Poi, ognuno la può valutare come vuole, qua forse Tremolada, dove io dico bisogna essere amministratore a prescindere dal colore politico e che bisogna guardarla con neutralità. Quando c'è una crisi di bilancio strutturale ormai decennale di questo servizio, con cicliche perdite che sono sempre più in aumento, è forse il caso di abbandonare la visione politica e fare gli amministratori di condominio e prendere decisioni concrete, realistiche e pragmatiche. E questa è l'opinione che io do, non come appartenente a un'altra forza politica, ma come colui che ambisce ad amministrare la città e come si rapporterebbe con i problemi dell'amministrare la città all'interno appunto delle varie voci di bilancio.
Perché quello che può essere critica politica è investimenti su certe spese per la cultura o certe spese che si fanno su un certo tipo di welfare sociale, a copertura di certe voci del welfare sociale a discapito di altre voci. Questa è la critica politica che uno può fare e che la diversità impone ancora una differenziazione all'interno delle voci di bilancio. Quando ci sono voci di bilancio di questo tipo, che sono importanti all'interno di un bilancio, perché comunque abbiamo una partita di 5 milioni e mezzo, non è una partita di poco conto, di cui abbiamo una capacità di copertura scarsa del 25%, ed è un servizio a domanda, non è un servizio obbligatorio, torno a dire, è un servizio a domanda, non è l'anagrafe civile che è obbligatoria per legge, è un servizio a domanda. Io credo che qui coscienza di ciascuno deve portare a prendere delle decisioni che vanno anche contro la propria convinzione politica. Questo è amministrare per me. E questo quando io dico a prescindere dalla propria appartenenza politica, dal colore politico e dalle proprie idee, perché poi bisogna rendere conto ai cittadini. E questo secondo me è un cattivo governo che non può essere più sostenuto o sostenibile in questo periodo storico e economico del nostro paese, perché non siamo più negli anni '80 dove c'era una situazione economica florida, ma siamo esattamente in una situazione diametralmente opposta, dove centellinare le spese correnti e le spese pubbliche è dovere di chi è chiamato ad amministrare la città. Questo è il pensiero. Per il resto ho già ampiamente espresso la contrarietà al bilancio. Grazie. Grazie a consigliere La Miranda. Come gruppo Democratici per il Cambiamento, il consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente. Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ieri sera è stato definito uno specchietto per le allodole. Io ricordo che c'è già protocollata una proposta di delibera consigliare firmata da 13 consiglieri, 13 consiglieri tra maggioranza e opposizione, che hanno controfirmato questa proposta credendoci e sono sicuro che sosterranno questa proposta quando arriverà ovviamente in aula consigliare. Perché crediamo fortemente in questo piano? Perché si riallaccia un po' alle politiche generali, anche quelle fatte un po' sulla casa vacanze di Bibbona, cioè la politica di ricognizione della situazione attuale e pianificazione. Quello che serve, secondo noi, anche in futuro e su molte altre partite, adottare questo tipo di criterio. Questo è il suggerimento che abbiamo portato in questo bilancio preventivo, nei nostri interventi, e che porteremo anche in futuro. Queste due cose, seppur lontane, hanno questo filo conduttore. Case comunali. Ieri sera è stato dipinto un quadro abbastanza, diciamo così, per usare un eufemismo orrido di quello che è la situazione attuale. Sì, è vero, è un problema molto grosso e noi siamo stati tra i primi in questo mandato a sottolinearlo. È anche vero però che in quest'ultimo anno, anzi, a dire la verità, in questi due ultimi anni c'è stata un'inversione di tendenza. Un'inversione di tendenza che ha portato a recuperare risorse nel momento in cui sono stati sollecitati, diciamo, e parliamo sempre di morosità, non di morosità incolpevole, ma parliamo di gente che i soldi ce li ha ma non paga. È stato recuperato quasi 1 milione di euro, quasi immediatamente, quando sono stati inviati i solleciti. E questo è importante. Poi ritorno brevemente alla discussione di ieri sera, perché è stato fatto un cenno al bilancio partecipato e a quella che si crede sia un nostro cambiamento di visione. La nostra visione non è cambiata. Noi eravamo e siamo freddi rispetto a determinati strumenti. Lo siamo, però siamo anche sensibili rispetto agli altri gruppi politici, perché questo si fa quando si sta insieme e si costruisce insieme un bilancio. Siamo sensibili alle proposte che fanno altri. E troviamo singolare doversi sentire rinfacciare la nostra sensibilità. Perché lo eravamo, non lo abbiamo citato nel nostro intervento proprio perché è uno strumento nel quale crediamo marginalmente, ma rispettiamo la sensibilità degli altri gruppi politici che ne hanno fatto una bandiera. E quindi ci è sembrato un po' brutto, appunto, ieri sera, che ci si rinfacciasse questa sensibilità. Per quello che abbiamo detto ieri sera e per le cose che abbiamo sottolineato,
voteremo favorevolmente a questo bilancio perché abbiamo comunque trovato ancora una visione differente da quella del passato, una visione che guarda, come ho spiegato poc'anzi, soprattutto per quanto riguarda le politiche di ricognizione, perché attenzione, la politica della ricognizione nelle situazioni attuali, lo strumento tecnico non serve, come qualcuno dice, volete sostituire lo strumento tecnico alla scelta politica, no. Lo strumento tecnico serve per attuare scelte politiche più consapevoli, cosa che una volta probabilmente non si faceva perché i soldi erano tanti e bastava l'idea, bastava portare avanti la propria idea politica e tutto si poteva realizzare. Bene, adesso non funziona più così. Ci vogliono strumenti forti, anche amministrativi e anche tecnici, per poter supportare delle idee, perché delle belle idee che poi non hanno le gambe per andare avanti da sole rimangono delle bellissime idee, ma rimangono zoppe. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Andiamo avanti con il gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Prego. Grazie Presidente. Direi che gli interventi dell'assessori e del sindaco meritano sicuramente delle puntualizzazioni. Però prima vorrei fare un ragionamento di carattere generale molto breve. Quello che è emerso nella presentazione del bilancio di previsione, della presa di posizione della Giunta, del sindaco in particolare, ha messo in evidenza una particolare discrasia tra il PD nazionale, la testa, e il PD locale, la coda. Cioè siete completamente distinti e distanti. A fronte di un'azione riformatrice del governo centrale c'è invece un'azione conservatrice ottusa di questa maggioranza. Ed è emersa in maniera completa dalle dichiarazioni del sindaco. Premetto subito una cosa. Lei ha parlato di dignità di stile. Innanzitutto le consiglio di andare a lezione dei suoi predecessori, che quanto stile hanno molto da insegnare. Perché stasera la dignità l'ha calpestata attaccando in maniera vergognosa il consigliere Lanzoni per fatti completamente infondati e il suo gruppo di Facebook. E credo che lei debba chiederle scusa, così come deve chiedere scusa alla città per il suo comportamento di questa sera, che è tutt'altro che da sindaco. Lei parla di una carenza di attività da parte propositiva da parte delle forze di opposizione, rivendicando il ruolo dei partiti. Io rivendico con forza, da questi banchi dell'opposizione, dalla lista civica Sesto nel Cuore, una serie di proposte, di iniziative che sono state disattese e calpestate da parte di questa maggioranza. E potrei elencarle, tenendovi qua per mezz'ora. Vi ricordo soltanto l'azione sulla mozione sulla sicurezza. Abbiamo raccolto più di 1000 firme in 3 mattinate e siamo ancora in attesa della convocazione della Commissione. Vi ricordo l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle farmacie comunali, che attraverso la vostra mancanza di controllo hanno generato quasi 6 milioni di euro, bocciata da voi. Vi ricordo la battaglia che abbiamo fatto pochi giorni fa di fronte a uno sperpero di 220 mila euro per l'errore nella gestione dei bandi delle messe comunali, dove è stato difeso oltranza l'assessore con una responsabilità politica che avrebbe dovuto prendere la sua decisione e dimettersi immediatamente di fronte a questa grave mancanza e a questo grave errore che ha comportato la città. 224 mila euro spesi e non siete stati capaci di reperire 12 mila euro per mettere in atto la continuazione della bocciofila e garantire 300 anziani che hanno lavorato nelle fabbriche e fatto grande la nostra città di continuare ad avere un'attività sociale alternativa. Ma voi siete un governo di sinistra? Voi siete soltanto un governo che mostrate tanta ipocrisia e la mostrate anche negli interventi da parte degli assessori. Assessore Iannizzi, lei parla del bando che partirà il 1 giugno. A parte che ci ha messo 4 anni per farlo partire, ha decantato l'inizio del taglio dell'erba. Vada in Viale Italia, vicino alla rotonda del vulcano, dove ogni giorno c'è la gente che rischia la pelle perché c'è un semaforo che è completamente oscurato dalle piante. Venga domani a fare un giro con me. Voglio vedere se lo mette a posto immediatamente, perché se capita un incidente noi la denunceremo, perché questo fatto è diventato di risonanza pubblica. Mi è stato detto che l'impianto di Gorgonzola, che è un impianto stratosferico bellissimo, è frutto di un accordo a seguito di un'imponente costruzione immobiliare. Perché non l'abbiamo avuta a Sesto? Abbiamo avuto la Bergamella, dove c'è stata una cooperativa finanziatrice della sua campagna elettorale, che ha costruito un edificio imponente, devastando un quartiere della nostra città. Ma non mi pare che abbiamo avuto niente in cambio. Quantomeno avremmo potuto avere un centro sportivo. Li leggo. Gabbioneta, sì, guarda, se le opere a scomputo sono state quantificate come avete fatto negli anni a bilancio, negli anni precedenti, voglio proprio vedere, quella sarà un'altra questione da portare a galla, assessore Rivolta, la vedremo, la vedremo, la vedremo, la vedremo, la vedremo.
Sindaco, lei ha detto che le aziende abbandonano tutti i comuni. È vero, però i sindaci hanno il dovere di monitorare la propria città. Io le ricordo che a fronte dell'abbandono e il trasferimento delle pompe Gabbionetta, lei dichiarò con un comunicato stampa che aveva preso del trasferimento dagli organi della stampa. Questo significa che lei non è stata attenta al territorio e un sindaco molto più attento, capace. Presidente, interrompa il sindaco perché sto parlando. A fronte di un'iniziativa di un sindaco di un comune limitrofo molto più attento, capace e anche intelligente, ha saputo scippare un'importante azienda dal nostro territorio e lei è stato completamente inerme. La questione è molto semplice. Bibona, ci rinfacciate che non ci sono state proposte. È da più di 2 anni, 3 anni che noi continuamente ripetiamo di analizzare la questione di Bibona. Avete fatto tutte le cose sotto traccia, oggi riportate la vicenda su un piano politico dicendo che avete fatto già delle scelte. Quale contributo possiamo apportare se avete fatto delle scelte? Voi siete responsabili di quello sperpero e di quel degrado, di quell'impianto di Bibona che valeva parecchi milioni di euro e che è stato valutato in una maniera talmente esigua che l'assessore, giustamente, che si è impegnato nella partita, ha dichiarato totalmente invendibile. Quindi il panorama che voi avete delineato questa sera è un panorama povero di idee, di concretezza e che dimostra quanto siete stati deboli nella gestione di questi 4 anni di amministrazione comunale. L'unica gioia che ho e che abbiamo dai banchi dell'opposizione, credo, è che il vostro ultimo bilancio di previsione di quest'anno, perché l'anno prossimo finalmente si vota e spero che la città possa comprendere benissimo gli errori che avete compiuto in questa gestione. Il nostro voto contrario. Grazie, andiamo avanti con il gruppo Partito Democratico, consigliere Tremolata. Per cortesia. Un po' di confusione. Allora, non vorrei che le mie parole precedenti fossero state travisate. Io ritengo che l'opposizione abbia il ruolo legittimo che si vuole ritagliare, quindi del tutto legittime tutte le posizioni che qualsiasi opposizione voglia mettere in campo. Tra l'altro non esiste un'opposizione compatta, ciascuno di voi dai banchi dell'opposizione ha messo in campo quello che ritiene sia corretto. Su questo nessuna censura da parte ovviamente da parte mia, da parte nostra, però ovviamente possiamo anche criticare e quindi credo che sia sì legittimo interpretare il ruolo di consigliere comunale come uno meglio crede. Personalmente, politicamente, trovo che questo però precluda una scelta, perché ogni scelta poi è una rinuncia, invece di interpretare il ruolo di consigliere comunale su un piano che secondo me sarebbe quello più adatto, però appunto è un'opinione e rispetto chi non è della mia opinione, su un piano più politico, quindi costruire delle scelte alternative alle scelte che noi costruiamo giustamente perché siamo chiamati a governare, scelte alternative che vengono messe in campo anche se non passeranno perché non vengono condivise dalla maggioranza, ma scelte che possono essere presentate di fronte alla città in modo che il cittadino possa scegliere quale delle due gli sembra più intelligente, più confacente al suo modo di pensare. È solo questa la critica. Dai banchi dell'opposizione non abbiamo visto una proposta politica per questa città. Vi siete limitati a delle critiche di dettaglio, questo è perfettamente legittimo, ma appunto ogni scelta, mi hanno insegnato, è una rinuncia e quindi è mancata l'altra parte. Quindi si critica ancora negli ultimi interventi di dichiarazione di voto sul tono che il sindaco ha usato nel parlare, usando tra l'altro un tono comunque secondo me sopra le righe, nel momento in cui un consigliere comunale si rivolge al sindaco o a un assessore appunto insegnando poi loro quello che è il loro ruolo. Quindi forse se ci alzassimo a un livello superiore, io ritengo la città ne gioverebbe. Si entra nel dettaglio di quante volte un assessore debba spiegare
o del fatto che l'assessore sia pagato per spiegare tutte le volte che il consigliere desidera. Sì, è vero, però faccio notare che le stesse spiegazioni sono state date in commissioni, cioè l'impegno che l'amministrazione comunale mette non è solamente la risposta che viene data una volta, poi viene fatta una domanda, viene data un'altra risposta, c'è tutto un lavoro dietro e credo sia sminuente dire che l'assessore e il sindaco sono qua per dare delle risposte, sono pagati per dare le risposte. Io credo che sì, in questo momento, si riferiva a questo momento, sì, no, beh, però penso che sia sminuente. No. Però dietro a una risposta c'è un lavoro di un assessore, di un sindaco, di un'amministrazione che abbiamo sì, beh, è brava solo lei a lavorare, che cercano di mettere in campo delle scelte che non è che sono state. Cortesia, per cortesia, vada avanti consigliere. Sto cercando. No, non stiamo misurando il grado di affaticamento dell'assessore, volevo solo dire che sono profumatamente pagati per fare un lavoro che ha tutta una costruzione, che non è che viene presentato qui questa sera e si fanno delle domande e si risponde quante volte uno vuole, ma c'è tutto un lavoro dietro anche di possibilità di accesso dell'informazione dei consiglieri, quindi in commissioni che sono state fatte. Forse anche per questo l'assessore si è permesso di avere un confronto col consigliere, il consigliere ha risposto, penso che sia nella dialettica politica, perché c'è stato un lavoro dietro, ci sono visioni diverse, si va avanti a discutere. Quindi nel merito ho visto molto confronto sui toni, sui modi, non mi appassiona. Sulla città... Per cortesia, andiamo avanti. Per cortesia, consigliere. Nel merito di qualcosa che mi appassiona di più, la città della ricerca e della salute pare sia. Pare sia piovuta qua dal cielo. Ecco, io nel mio intervento precedente ho detto: noi ci stiamo lavorando, penso, da 10 anni. È frutto di un lavoro di un PGT che è stato approvato da questo Consiglio Comunale e poi di un PI che è stato approvato da questo Consiglio Comunale. Poi la Regione ha deciso di fare qua la città della ricerca e della salute. È ovvio che in quel momento l'amministrazione comunale si mette a fare, però è stato l'ultimo anello di una catena che veniva da lontano, nella quale questa amministrazione si è impegnata. E nello specifico delle bonifiche che noi abbiamo visto questa sera, io ricordo un convegno fatto da questa amministrazione comunale per mettere attorno a questo discorso gli attori. E io ricordo che in quell'occasione le idee non erano così chiare e la prospettiva non era così facile, così rosea, cioè gli addetti ai lavori avevano parecchie perplessità, quindi c'è stato tutto un lavoro e non a caso è un sito di interesse nazionale che viene bonificato. Io non ho altri esempi, se voi ne avete, perché se cadono a pioggia, casualmente sono caduti qua, forse un merito c'è, allora l'amministrazione non sarà perfetta in tutto e per tutto, farà anche degli sbagli, però riconosciamo anche quando ci sono dei risultati che non sono piovuti dal cielo, qualcuno li ha anche costruiti. A me sinceramente il fatto che il rustico dovesse essere consegnato nel 2014 mi risulta stranissimo, poi magari approfondiamo perché non mi tornano proprio i conti io ricordavo nel 2019 che comunque non ci si arriverà, però forse era un altro programma, però poi lo andiamo a vedere. Qualcuno è molto attento alle dinamiche della città, per cui si preoccupa del fatto che la Via Gabbionetta si sposti da Sesto a Nova. Consigliere Caponi, il nome giusto è cambiato 10 anni fa, quindi per l'attenzione alla città magari già sapere il nome già dà un indice di quello che uno è dentro nelle questioni della città. Il sindaco molto avveduto del comune vicino, che ha scippato, ha utilizzato un pezzo di parco del Grugno Torto per metterci un'azienda. Quindi
Ma se queste sono le scelte che vi piacciono, lo dite alla città e poi ci confrontiamo. Andiamo alla città, diciamo, questa è la scelta che avrebbe fatto l'opposizione Sesto nel Cuore, questa è la scelta che abbiamo fatto noi. Benissimo, questo per esempio è una cosa, un tema su cui mi piacerebbe confrontarlo. Lei ha detto che lei ha parlato di un sindaco avveduto, contrapponendolo. Per cortesia, vice sindaco, per cortesia. Lei ha solamente... Per cortesia, vada avanti, lei non ha parlato si avvia la conclusione, Disney. Grazie. Lei ha parlato di un sindaco avveduto, di un sindaco poco avveduto che sarebbe il nostro. Per questo io le ho messo sul confronto su queste due realtà. Ultima questione, poi appunto, mi scusi, sul fatto che noi saremmo la coda di un partito che la testa sta a Roma, noi possiamo solamente scodinzolare, la rimandiamo al mittente, noi abbiamo tutti delle teste pensanti e quindi quando siamo chiamati a confrontarci su alcune cose, ci confrontiamo, possiamo anche criticare, la dimostrazione che il sindaco avveduto di cui stavo parlando è del nostro stesso partito, quindi ci permettiamo anche di non essere d'accordo con dei compagni di partito o con dei compagni di maggioranza, non c'è nessun problema, abbiamo una testa pensante anche noi. Ultima cosa che mi correva l'obbligo di dire, apprezzo anch'io come consigliere Nossa la passione che ci ha messo la consigliera Iosa nel suo intervento, che dimostra la passione che mette nel lavoro che fa lei e il suo gruppo, giusto perché lo sappiano tutti, l'orizzonte temporale tra la presentazione delle proposte e l'attesa è di circa un mese, quindi non è che stiamo parlando di tempi biblici. Tra l'altro mi risulta che le proposte siano state richieste dal tavolo, presentate giustamente come lei ha detto, il tavolo è in attesa di altre proposte che possano essere valutate. Vabbè, allora per cortesia, consigliere Tremolato deve concludere, prego. Lasciamo concludere il consigliere, grazie. Il pubblico, lei non può parlare, per cortesia. Per cortesia, vada avanti consigliere. Grazie. Da ultimo, altro tema che mi appassiona è quello che la risposta del consigliere La Miranda sul fatto di cosa lui intende per amministratore, ha spiegato meglio il suo pensiero. Ecco, mi permetto anche in questo di dissentire di nuovo, però, giustamente. Secondo me comunque sono scelte politiche, cioè forse è una questione di lessicale per cui intendiamo la stessa cosa, però per me la proposta che ha fatto lei sulla gestione degli asili nido è molto politica e poco amministrativa. Certo, bisogna capirsi di cosa vogliamo dire, di cos'è politica. Secondo me no, allora Per me politica è misurare. Ok, sì, allora se è politica è prendere una decisione e fare delle scelte, siamo d'accordo. Certo che politica è misurare le proprie convinzioni con la realtà in cui ci si trova. Quindi, come già diceva il consigliere Feltrin prima di me, uno può avere delle idee dei massimi sistemi in cui crede, poi li cala nella realtà in cui si trova, si trova a misurarsi con la realtà, però la scelta è e rimane politica, cioè noi, secondo me, consiglieri comunali e amministrazione comunale, siamo chiamati a fare delle scelte politiche in questo senso, nel misurare le nostre condizioni, le nostre convinzioni con la realtà in cui ci troviamo, con le condizioni invece sociali in cui ci troviamo, per mettere in campo per al meglio quello in cui crediamo. I tecnici comunali, la macchina comunale invece è più sulla parte amministrativa tecnica, che invece a me appassiona molto meno. In conclusione di questo siamo favorevoli a questa delibera. Grazie, un attimo di attenzione che mettiamo in votazione la delibera. L'ultima delibera, numero 15,
l'approvazione del bilancio di previsione, così come è stata emendata. Andiamo in votazione, prego. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 9, astenuti nessuno, favorevole 15. Il Consiglio approva. Anche qui è prevista la seconda votazione. Procediamo con la seconda votazione. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 15. Prima di dare la parola al sindaco per fatto personale, voglio ringraziare, è previsto dal regolamento, voglio ringraziare tutti i dipendenti e i dirigenti che ci hanno accompagnato a questa sessione di bilancio. E naturalmente a tutta la giunta e al sindaco di Sesto San Giovanni. Prego, la parola al sindaco. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto penso che comunque anche la vivacità e la passione di questa sera sia sintomo di quanto ciascuno di noi nel diverso ruolo tenga alla città. Permettetemi però di esprimere la mia solidarietà all'assessore Perego, della quale questa sera sono state chieste le dimissioni, però le posso tranquillamente dire che non è da sola, insomma. Abbiamo già avuto una richiesta continua di dimissioni dall'assessore Iannizzi, Innocenti, mie personali, precedentemente l'assessore Montrasio e l'assessore Perego. E spero che chiederete anche le dimissioni dei colleghi maschi, però, perché vedo una certa sorta di accanimento nei confronti dello stile femminile. Quindi per par condicio chiederei la cortesia nelle prossime sedute anche di dare la stessa attenzione e la stessa disponibilità agli assessori maschi. Grazie. Grazie a tutti. La seduta è tolta. Buonanotte.